inopinatamente, insomma, non si sa bene perché mi hanno dato il mio primo premio ufficiale, l'ho preso a Sulmona, mi fa piacere ricordarlo, insomma, per la comunicazione, perché all'epoca, tra l'altro, era il 2019, non comunicavo con nessuno perché non parlavo manco con mamma, insomma, quindi faceva anche ridere questa cosa di darmi il premio per la comunicazione, però evidentemente nello scrivere sui social avevo trovato uno sfogo anche a questa timidezza. Presentato a Sulmona nel foyer del Teatro Maria Caniglia, il nuovo libro di Gino Bucci, Rime Toscibili. Nell'ambito dell'evento Rime e Vino, organizzato da Stefania Paolini dell'Associazione Sulmona Sostenibile, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Sulmona e con il patrocinio del Comune. Gino Bucci, famosissimo sul web per aver creato la pagina Facebook dell'Abruzzese Fuorisede, è da sempre grande amante e promotore delle tradizioni abruzzesi. Mi fa molto piacere tornare qui a Sulmona. Tra l'altro l'ultima volta con Onda TV stavamo in Piazza Garibaldi durante il Covid, mi ricordo, con la mascherina e parlammo anche di Sulmona e dei dialetti di Sulmona. E quindi è bellissimo ritornare in una delle città che preferisco in Abruzzo, parlatamente da tanti anni, che provo a raccontarne le bellezze. Nel libro c'è un piccolo omaggio a Ovidio, ovviamente, che è uno dei personaggi più importanti della storia di questo territorio. E per il resto è un libro in rima, in metrica, tipo Sudoku, metto a raccontare sillabe, insomma, non sono di certo poesie, ma sono delle filastrocchine che provano a raccontare ciò che faccio da tanti anni anche sulle pagine social, insomma, cioè parlare del territorio, delle tradizioni e delle persone della nostra regione, insomma. Io ci provo con i miei mezzi, che sono anche quelli di una persona molto umile in questo senso, che prova a parlare di cose più importanti e di persone più importanti di me, insomma, e quindi è bello poterlo fare anche in mezzo alle persone. In tutti i posti in cui vado, vedo che tanta gente, non si sa perché, mi vuole bene, mi accolgono tutti benissimo, e quindi sta a posto, ecco, in questo senso. Il libro si divide in sei sezioni. La prima sezione è dedicata proprio ai paesi. Io sono molto fissato, insomma, con i paesi dell'Abruzzo, soprattutto con le contrade, le frazioni. Vado girando per contrade, per frazioni. Ho sfondato la macchina varie volte nell'ultimo mese, 2 mesi, proprio per questo fatto di andare per frazioni. Poi c'è tutta una parte dedicata al cibo, ovviamente, perché chiaramente stiamo sempre a mangiare. Io pure mi sono ingrassato notevolmente negli ultimi tempi. E il cibo anche come cultura di un territorio, e qua siamo nella patria, insomma, dei confetti, ma non solo. In ogni paese d'Abruzzo si trova un prodotto tipico che è bello raccontare. Poi ci sono altre sezioni dedicate anche agli emigranti, ovviamente. Io ho questa pagina che si chiama Abruzzese Fuorisede, giustamente parlo anche degli abruzzesi emigranti, delle terre classiche di emigrazione abruzzese, dal Belgio, dall'Australia, dall'Argentina, tantissimi, e provo a raccontarli magari anche rappresentando quel tipo di lingua meticcia, il dialetto degli emigranti, quindi un dialetto più antico del nostro, fossilizzato. Mia zia partì dall'Abruzzo negli anni 50 e parla il dialetto degli anni 50, e in più lo mischiano con l'inglese, quindi tipo mi sono fatta una big magnata, queste cose qua. E provo a rappresentare questa cosa invitando delle attrici o delle personalità celebri del mondo in Abruzzo. Chiaramente non mi ha mai risposto nessuno. E poi c'è tutta una sezione più personale dedicata alla vera autrice del libro, che è mia nonna, che faceva la sarta al mio paese, era la sarta del paese. Insomma, io sono cresciuto sotto la sua Singer nella sartora di nonna. Lì si parlava solo per proverbi, per frasi fatte, e quindi mi è rimasto nel cuore questo dialetto. E questo modo di guardare la vita anche in senso proverbiale, in senso quasi disilluso verso le cose, che però è una disillusione che può essere superata con una battuta di spirito, anche con un'offesa, che sono sempre molto creative in dialetto. E poi l'ultima sezione è dedicata più anche proprio ai proverbi, alle cose anche diverse, che però io cerco di riportare sempre all'Abruzzo. Ci sono cose per il porco che non ritorna o altre cose del genere, insomma. E quindi è un libro fatto di rime toscibili, perché ovviamente io mi sento molto mediocre in questo senso, quindi sono toscibili, nel senso che se uno vuole può toscere in merito, può dire che fanno schifo, io mi sto zitto, ecco, di certo non vado a controbattere o a fare polemica, ecco. È meraviglioso essere qui a Sulmona per un evento così culturale e così atteso. Sarà un piacere raccontare sia dell'Abruzzese Fuorisede che dei vini della nostra regione. Sono molto lieta che l'Associazione Italiana Sommelier possa collaborare a livello culturale con le attività che si insediano qui nella nostra città. AIS è sinonimo di qualità legata al mondo vini Abruzzo e la cultura è legata ad AIS a braccetto.
in qualità di consigliere regionale dell'AIS, quello che volete, ma soprattutto in qualità di disturbatore di Gino, dell'abruzzese fuorisede stasera. E ringraziamo Stefania, che in qualità di presidente qui accanto a me dell'associazione, che ha voluto organizzare insieme a noi dell'AIS questa presentazione del libro di Gino. Finalmente, dopo la pandemia, siamo ripartiti con le attività dell'associazione e questa è una delle tante per ripartire e dare a Sulmona delle chicche nel proseguo. Ero un universitario, ecco, poi studiavo un'altra cosa, stavo lì e ero in classe, ero in stanza con due ragazzi abruzzesi, uno di Pesco Costanzo e uno di Popoli, e io venivo dalla provincia di Teramo, dal nord dell'Abruzzo, ed era quasi una diagonale che copriva tutto l'Abruzzo, e quindi loro riportavano magari i gamberi di Fiume di Popoli, riportavano cose di Popoli, l'altro riportava i mostaccioli di Pesco Costanzo, e non riportavo niente, che mangiavo l'Uton, sono quello, insomma. Bellissima questa storia di Popoli e di Pesco Costanzo, sì. Per un paio di motivi. A Popoli tira sempre vento. Lo so, Popoli senza niente. E commodiamolo senza di onda, diciamo. Scusate il dialetto. E quelli di Pesco Costanzo li chiamano i pesaviende, quindi è bellissima in effetti come si chiama. Tutti ferro venda, diciamo.